Consigliere, sappiamo che c'è pronto un regolamento da portare in Consiglio Comunale per quanto riguarda l'affidamento delle ville, giardini, dell'albergo in generale. No, più che pronto il regolamento da portare in Consiglio Comunale, diciamo che l'idea nasce a margine di tutta una serie di problematiche che si sono create sulla gestione, sulla richiesta di gestione di alcuni spazi pubblici. Qualche mese fa si è creato il problema sulla gestione della villetta Roberta Rina, il parco urbano, adesso c'è l'altro problema sullo spazio del Villaggio Luna. Motivo per cui io intendo alla prossima seduta della prima commissione proporre di presentare un regolamento sull'adozione di una IOLA. Un regolamento che ormai praticamente esiste in tutti i comuni civili d'Italia e che mette in condizione i cittadini animati da buona volontà di gestire dei spazi pubblici a verde, prendendosi a carico l'onere e l'onore di, appunto, di manutentare, di curare quello spazio. Ritengo che sia ormai un atto di civiltà dovuto e che comunque possa aiutare anche l'amministrazione eventualmente a gestire questi piccoli intoppi che si creano, perché ritengo che in effetti ci sono allo stato attuale delle difficoltà, però le difficoltà devono essere superate e vanno aiutate. Una mia idea così potrebbe essere quella di mettere in condizioni queste persone che vogliono gestire questi spazi di compensare anche nel caso in cui qualcuno è anche moroso con le tasse, con quel famoso strumento che è il baratto amministrativo. Quindi io sono moroso nei confronti del comune, però voglio mettere la mia manodopera a servizio del comune, quindi posso creare un regolamento in cui vado a gestire appunto questa compensazione. Quindi io da un lato presto un'opera, un servizio, dall'altro lato il comune piano piano mi va sgravando di quelle imposte che io evidentemente se non pago no, non ce la faccio a pagare. Quindi diciamo un duplice obiettivo: uno, quello di dare ai cittadini di Partinico la possibilità di avere degli spazi verdi curati finalmente; due, quello di dare a dei cittadini che sono rimasti indietro col tempo dal punto di vista, diciamo, delle tasse, di recuperare mettendo a disposizione la loro manodopera per diciamo, portare avanti delle iniziative pro cittadinanza.